welcome sul nostro pianeta. Eppure io sono responsabile di questo, io faccio l'imprenditore turistico e quindi io vivo un pezzo di quella montagna. Io vengo da questo posto, dalle Dolomiti, mio papà ha fatto questa casa nel 1956 e viviamo in un posto molto bello, che sono queste, le Dolomiti. Le Corbusiere la chiamò l'architettura più bella del mondo ed è un patrimonio dell'umanità. E qui vivono i ladini. Io sono un ladino e i ladini vivono intorno al gruppo del Sella. Sono cinque le valli ladine. E tutto è iniziato molto tempo fa, da un punto di vista turistico, a metà XIX secolo. È stata una rivoluzione economica la strada delle Dolomiti, che è stata inaugurata nel 1905. Poi la pezza del Dolomiti Super Ski, che ha industrializzato la montagna. E poi il boom degli anni 70 e 80, vedete il contadino che diventa imprenditore. Noi contadini diventiamo imprenditori. Una volta andavamo a passeggio con le pecore, adesso andiamo le sacche da golf. Una volta passeggiavamo beati per questi monti, adesso abbiamo un altro tipo di messia che canta sui coccuzzoli delle montagne. Una volta c'era il toro delle praterie, adesso c'è il pistenbulli, il toro delle piste. Una volta le galline erano felici, beh, sono rimaste felici anche adesso, no? Sono sempre molto happy chicken, in un modo un po' diverso. E questo una volta era il passo per noi, adesso è cambiato un pochettino. Poi c'è l'allevamento artificiale. E poi l'era delle sovvenzioni dal Adige. Noi abbiamo sempre avuto tanti soldi a disposizione. Un piccolo popolo con tanti soldi a disposizione che ha aumentato a dismisura i pernottamenti, i letti e così via. E quindi la domanda è, ma questo sempre di più davvero ci porta alla felicità? Questo è Neverland di Michael Jackson. Il nostro Neverland è diventato il plan dei coronas. Quanto basterà? No che non basta, è solo l'inizio. Certo, non ci fosse stato tutto questo, saremmo finiti così. L'importante è che venga buttato giù il vecchio per fare gli edifici nuovi, che i rifugi diventino alberghi, che la montagna diventi un luna park. Quindi la domanda che mi faccio io è, ma il cliente è davvero il re? Certo, c'è la monocultura invernale, un po' di inquinamento luminoso, le motociclette che sfrecciano a 120 all'ora sui passi dolomitici, poi il consumo del suolo, che non è solo un problema dell'Africa, anche da noi nelle Dolomiti stiamo consumando suolo. Sì, succede che ogni tanto viene giù qualche impianto, e quello che non hanno fatto le bombe nel 15-18 l'abbiamo fatto noi successivamente con la dinamite. Questa è una pista bellissima, ragazzuoli. E poi ci vogliono certamente le reti artificiali. Sì, giova poco protestare, perché insomma ci siamo già avviati verso un turismo un po' corno alpino. E quindi il turboturismo che sta facendo un po' di danni. Il punto è che stiamo diventando delle phantom town. I giovani vanno via, ma come direte voi, l'economia funziona così bene, abbiamo tanti soldi e i giovani lasciano la montagna, la spopolano. Io ho l'impressione che le Dolomiti patrimonio dell'umanità siano un po' una foto sbiadita come questa, che sia uno slogan la difesa dell'ambiente, che l'amore della natura sia un atteggiamento condiviso, privo di senso. E quindi i trend sono questi qua, e certamente i canoni, un po' di impianti, li abbiamo già visti, e ripeto, patrimonio dell'umanità. E quindi la sostenibilità non è che questa qui sia proprio la strada giusta quando sotto sostenibilità capiamo le macchine, sia elettriche, ma di questo modello. E poi qualcuno oggi ha detto il risultato della crescita economica, sì, è proprio questa. Paolo City con 50.000 abitanti, un po' ci stiamo costruendo la nostra fantasia, la globalizzazione è arrivata in mezzo alle montagne, sì, con i cinesi, con i giapponesi, certo che ci portano tanti soldi, l'importante è essere sempre connessi con gli smartphone, anche in mezzo alle nostre bellissime montagne. Sì, la neoecologia che è questa qui, ma la domanda che mi chiedo io, ma per cosa vivo? E io sono una persona felice? Forse questa è la domanda esistenziale. Quali sono i valori veri, la sincerità, la trasparenza? Io effettivamente faccio in modo che queste persone non siano troppo trasparenti per me, visto che io faccio parte del 2% dei super ricchi
super fortunati di questo mondo. E come notiamo quella bellezza, quella dignità dell'uomo, il silenzio? E chi ha bisogno di una nuova vita appare più pronto di chi potrebbe solo desiderarla. Queste persone, i nostri amici di 20 anni, hanno bisogno di una nuova vita. Sì, l'etica non è un sistema assoluto, è valido per chiunque, chiaramente. Io vorrei anche infilare il dito nelle piaghe della tradizione. Dipende tutto da me. Dipende tutto da me, non da un sistema, perché ognuno ha l'ospite che si merita. Ma lo seguo io l'ospite. Guai a fare quello che noi pensiamo che il cliente vuole. Intanto non esistono i clienti, ma solo gli ospiti. E ognuno ha l'ospite che si merita. Quindi penso al turismo della bicicletta, di meno questo la dico, di meno può essere un po' di più. Il lusso potrebbe essere tempo, spazio, tranquillità, oppure essenzialità, chiudere, selvatico, come scriveva Thoreau nel suo Walden. Sì, l'ospite è un viaggiatore dell'anima che vive o viene nel paesaggio dell'anima. Quindi cos'è che posso fare? Io posso pensare a idee nuove, potrei pensare all'assessorato all'estetica, alla vera autenticità e riclassificare le stelle. Le stelle significa di mettere qui non solo, non pensare alla piscina da 5.000 metri cubi, ma pensare appunto ai valori che abbiamo visto poc'anzi, queste sono le stelle alberghiere. Io penso ai diritti della natura, non è stato parlato oggi dei diritti della natura, ma esistono, sapete che Cormac Cullinan ha scritto dei diritti, l'avvocato sudafricano. Quindi la natura dovrebbe essere elevata a status giuridico. Noi umani, noi esseri umani, non abbiamo più la capacità di difendere la natura, perché alziamo l'asticella fin quanto va bene a noi. E quindi la natura dovrebbe autodifendersi, averne la possibilità. Certo, siamo parte della natura. Questo sistema economico non funziona, l'abbiamo visto benissimo. La mente è come un paracadute, funziona solo quando è aperta, diceva il mio amico Frank Zappa. Non tutti abbiamo la stessa sensibilità, ma la testolina che funziona ce l'abbiamo tutti più o meno. Ecco quindi l'economia del bene comune, non il profitto, ma il bene comune che abbiamo visto oggi da Wilhelm Reifer. Siamo già in tanti, siamo partiti, una condivisione di valori, certo, mentre le ideologie godono di ottima salute, i valori condivisi rischiano l'estinzione. Vuole presa di coscienza, vuole spiritualità e l'uomo non è più capace di conciliare spirito e materia, forse è proprio questo il punto. Ogni mia azione determina un'altra azione, diceva il matematico Lorenz. Cosa facciamo da noi in casa? Da noi in casa abbiamo raggiunto 387 punti su 1000 stilando il bilancio dell'economia e del bene comune. Non sono tanti, ma lo facciamo con entusiasmo, acquistiamo eticamente. Ci finanziamo eticamente, no alla cassa di risparmio con i conflitti di interessi, sì a una banca etica, ovviamente. Non voglio collaboratori o dipendenti infelici, io desidero collaboratori contenti, felici. D'estate impacchettiamo le macchine degli ospiti, impacchettiamo e dopo 3 giorni sono impacchettate con questo nastro verde, vanno a casa con una bottiglietta di vino perché hanno contribuito alla salvaguardia dell'ambiente. Chiudiamo i passi dolomitici. Domenica 6 luglio ci sarà la Maratona delle Dolomiti con 32.000 richieste, c'è cioè la Ronda Bike dei 25.000 partecipanti, con un'idea semplice che ho avuto tanti anni fa, chiudere i passi dolomitici alle macchine, chiudere i passi dolomitici all'inquinamento acustico. Certo usiamo le macchine elettriche, in casa si riusa, si riduce, si ricicla, la piramide degli acquisti locale, regionale e così via. Da noi gli ospiti il venerdì non mangiano carne. E come pagano 500 euro al giorno e non hanno la carne? No. E nemmeno i 90 collaboratori che anche di martedì hanno il giorno, il veggie day, quindi niente carne. Niente fegato grasso d'oca, perché anche l'oca ha una sua vita degna di essere vissuta, e niente mele dalla Valle Nostra d'estate. No alla monocultura, quindi. No al magazzinaggio, allo stoccaggio delle mele che in questi magazzini consumano tantissima un'emissione di CO2 pazzesca. La merce, gli stakeholders, proprio in questi giorni stiamo facendo un code of conduct per i nostri fornitori. Qual è l'idea di base? Coinvolgere i fornitori, dire ai fornitori, questo è il codice di comportamento che tu, fornitore, devi adottare se vuoi vendermi le bevande. Io voglio sapere quanto consumano i tuoi camion e voglio sapere come tu tratti i tuoi collaboratori, altrimenti cambiamo fornitore.
Il 50% dei vini è Alto Tesino, questa è Mahatma Wine, perché la catena vini si chiama Mahatma Wine, grande animo. Niente resta in casa, niente ci chita, acquisti etici, ovviamente caffè, cacao, zucchero, pesce, locusti, no, oltreoceano, attenzione al tonno. Da noi abbiamo un orario lavorativo ridotto, abbiamo una cucina pulita, ecco perché i cuochi in lavanderia. Io voglio cuochi felici, da noi i cuochi lavorano il giusto. Ovviamente tutti i collaboratori, tutti i 90 collaboratori possono usare la spa, i massaggi. Le decisioni non sono mie o della famiglia, ma decidiamo tutto, sempre, insieme. Giustizia sociale, Yubi, che da noi da 15 anni guadagna 1, la chef di cucina 5.7 e io 7.5. Abbiamo una fondazione. Qui costruiamo scuole in Tibet per gli amici isoli tibetani. Non mandiamo i soldi, andiamo lì e facciamo i progetti. E adesso in Uganda abbiamo raccolto 436.000 euro in questi ultimi 5 anni. Istruzione pericolosa, ogni persona istruita è un futuro nemico, diceva questo. È una questione di cultura, del vento che può muovere la società. Certo, non esistono ricette di successo, ci vuole azione, diceva Bruce Lee. E l'unica certezza è la capacità dell'uomo di scegliere e di cambiare. Ecco l'uomo che sogno, ecco Adriano Olivetti, Pepe Mujica, Cucinelli e Rudolf Steiner, ecco le persone che possono cambiare il mondo, eccole qua, le vediamo i nostri politici trentino-tirolesi. L'identità dell'uomo è nel farsi molti, siamo in tanti, possiamo farcela. Never miss a good crisis, quindi cambiamola. Se non siamo contenti, sfruttiamo la crisi. Sì, vale la pena di essere migliore di altri, assolutamente, vale la pena perché i più pronti fanno già coincidere le proprie necessità spirituali e materiali. A volte bisogna pensare come una montagna. Il fatto è che non c'è più tempo, il fatto è che dobbiamo essere veloci, il fatto è che l'EBC, l'economia del bene comune, non è la verità assoluta, certo, ma io sono convinto che nessuno ha il diritto di obbedire, che dipende tutto da noi, e noi possiamo farcela, perché noi siamo esseri umani e noi abbiamo il diritto di essere felici. Grazie mille.